sì, oggi giornata particolare, ricca di simbologia, di emozioni, di adrenalina. Ripartiamo pronti ad accogliere i nostri ospiti, pronti a farlo in sicurezza con i nostri protocolli e ripartiamo con il lavoro di tante persone a bordo, tante persone a terra per celebrare una giornata, una festa del lavoro che mai come quest'anno è significativa. Avete implementato le misure di sicurezza, le riassumiamo brevemente. Certo, abbiamo lavorato ai nostri protocolli fin dall'inizio insieme alle autorità locali, centrale, team di esperti. Partiamo dai protocolli di salita a bordo, quindi test antigenico per salire, misurazione della temperatura, sanitizzazione, test durante la crociera, utilizzo di mascherine, distanziamento sociale, limiti di capienza di aree. Rinforzo della sanitizzazione sia delle aree pubbliche che delle aree private, insomma, tutto un set di attività che conosciamo ma che mettiamo tutte insieme con grande disciplina e grande collaborazione anche da parte dei nostri ospiti. Un'ultima domanda, oggi siamo a Savona, non è un mistero che voi guardate con attenzione anche a Genova, si era fatta l'ipotesi di Calatagadda, ora si parla di una collaborazione con MSC, a che punto siamo per rivedere una stabile presenza di Costa anche nel capoluogo? C'è l'opportunità di avere una presenza stabile, ci sono varie alternative sul piatto, lavoriamo insieme a tutte le parti, MSC una di queste, le autorità portuali, le autorità locali, per trovare una soluzione che sia dia valore a tutti e per noi in primis ai nostri ospiti che possano avere già in fase di imbarco e quindi in fase di sbarco gli stessi standard che noi offriamo a bordo. Nel 2020 noi abbiamo incassato 10 milioni di euro in meno di entrate, una parte considerevole di queste minori entrate sono anche da tasse di ancoraggio, molte meno navi, questo è un primo indicatore di quanto ci sia mancato il traffico delle navi da crociera. È un segnale positivo soprattutto perché diversamente da altri tentativi di ripartenza, cade in un periodo in cui finalmente stiamo vaccinando. Anche a livello internazionale abbiamo visto la posizione dell'Agenzia Federale Americana che da luglio prevede la ripartenza delle crociere per passeggeri vaccinati. Sembra effettivamente una svolta che ci fa chiaramente ben sperare. Lei è presidente dei porti di Genova e di Savona. Non è un mistero che Costa stia puntando a tornare a Genova. Si era ipotizzata Calatagadda, ne aveva parlato anche lei. Quel progetto è definitivamente tramontato. Su cosa state lavorando adesso? Diciamo che quel progetto è stato segnato da due condizionamenti. Il primo che è oggettivamente in un ambito del porto su cui c'è molto da lavorare per compatibilizzare, ma questo non è il principale. Il secondo è ovviamente in questo momento anche a livello internazionale pensare agli investimenti per una duplicazione non tanto di terminal ma proprio di luogo del porto dove prevedere un secondo attracco passeggeri non è forse molto giustificato dai numeri. Stiamo lavorando a una sinergia MSC Costa nel polo passeggeri a stazioni marittime ma anche con l'Enebic.